Riparte ufficialmente il campionato mondiale Superbike, prima tappa al Motorland di Aragon. Ci sono voluti oltre 6 mesi di attesa per far ricominciare il campionato delle derivate dalla serie, campionato motoristico su 2 ruote che io preferisco di gran lunga alla MotoGP. È un campionato che ha ancora una volta il motivo di interesse con tutti che dovrebbero cercare di battere Jonathan Rea, e invece Jonathan Rea si dimostra ancora una volta il fenomeno che è, vincendo 2 gare su 3. C'è gloria però anche per la Ducati, perché la gara della domenica pomeriggio la vince Scott Redding, facendo una scelta magica molto pazza ma estremamente efficace. Ma andiamo con ordine, benvenuti al primo Racing Podcast del campionato derivato dalla serie Superbike, che ha aperto le ostilità al Motorland di Aragon, e Jonathan Rea mette subito le cose in chiaro nella prima gara in assoluto, con una vittoria dominante sulla concorrenza. È una vittoria che peraltro per le statistiche è fondamentale, perché il cannibale con la vittoria di sabato pomeriggio arriva a quota 100 vittorie in classe regina. Nessuno ovviamente come lui nella categoria delle derivate della serie. È addirittura doppietta Kawasaki, perché Alex Lowes fa secondo, segno che probabilmente in questo campionato ancora una volta la Verdone, la nuova ninja, sarà la moto da battere. Jonathan Rea fa una gara assolutamente sensazionale sull'asciutto, non lascia scampo alla concorrenza. La lotta importante è per il terzo posto, una volata incredibile dove a spuntarla è Toprak Razgatioglu sulla Yamaha ufficiale, che ha fatto veramente una signora prestazione guidando molto sopra i problemi di una Yamaha che è tutto fuorché la miglior moto in pista, quantomeno in questa prima gara stagionale del mondiale Superbike. Doppietta Kawasaki che peraltro si ripete in Super Pole Race, perché nella gara della domenica mattina ancora una volta il cannibale e Lowes sono primo e secondo, e ancora una volta c'è una Yamaha sul podio, ma non è quella di Toprak Razgatioglu, ma è quella di Garrett Gerloff sulla Yamaha clienti. Prestazione incredibile del pilota americano, che sfrutta una pista in condizioni non propriamente pulitissime, una pista abbastanza umida, diciamo così, e Gerloff sul bagnato ha effettivamente espresso un salto di qualità in più rispetto a una gara sull'asciutto, dove lo ha visto abbastanza anonimo per le potenzialità del soggetto. Sbaglia molto la Ducati ufficiale invece in questa gara della domenica mattina, soprattutto Scott Redding, che deve appunto accontentarsi di 1ª posizione, quasi ai margini della zona punti di questa gara sprint. Scott Redding che sbaglia la scelta delle gomme, che appunto lo penalizza. Scott Redding era partito con gomme rain, mentre tutti gli altri erano su gomme intermedie, infatti si è visto come il pilota inglese ha pagato. Figlio di questo errore della domenica mattina, nella domenica pomeriggio Scott Redding fa la magia, e una mezza pazzia a essere onesto, sceglie le gomme da asciutto in una pista ulteriormente umida, con gli altri che invece sono rimasti sulle gomme intermedie, e invece questa scelta nella domenica pomeriggio va a pagare. Scott Redding si riscatta un po' dall'erroraccio della Super Pole Race e taglia il traguardo per primo in gara 2, vincendo ancora una volta ad Aragon, dopo aver sbagliato come l'anno scorso, perché l'anno scorso Redding fece una caduta orrenda che di fatto lo costrinse ad abdicare per il mondiale, e poi si riscattò nella Super Pole Race. Qui si riscatta nella gara che vale più punti, e questa vittoria lo porta subito alla 3ª posizione dopo le prime 3 gare del campionato mondiale. È un campionato mondiale che comunque vede ancora una volta le Kawasaki là davanti, che sono indubbiamente le moto da battere, che comunque di riffa di raffa sul podio ci arrivano, perché Jonathan Rea fa primo e secondo, e totale punti sono 57. Alex Lowes, come l'anno scorso, è partito forte e fa secondo e terzo. Scott Redding recupera un po' dopo l'handicap appunto della Super Pole Race e fa quarto, ottavo e primo con 40 punti di distacco, con 17 prima della gara dell'Estoril, che sarà la prossima del campionato Superbike, che sarà già la domenica successiva a quando sto registrando. Voi invece state vedendo il video lunedì alle ore 14. È una gara che comunque di base ad Aragon fa vedere che al di là delle Kawasaki comunque tanto equilibrio c'è, perché abbiamo visto tanti piloti che potevano dire la loro quantomeno per il podio, perché abbiamo visto un ottimo Chaz Davis soprattutto nelle gare del sabato pomeriggio e della domenica mattina, con una Ducati semi ufficiale del team Go Eleven, dove la Ducati ufficiale ha faticato. C'era Chaz Davis che
ad Aragon si è sempre trovato benissimo e ha fatto infatti delle ottime prestazioni, quinto e quarto per il pilota gallese. Abbiamo visto il podio di Gareth Gerloff, che comunque si dimostra un talento molto interessante per la categoria e secondo me potrebbe essere un papabile per la Yamaha ufficiale i prossimi anni. Chi di certo è un talento che ha già dimostrato tanto è Toprak Razgatlioglu, soprattutto nella primissima gara, dove appunto ha guidato sopra i problemi di questa Yamaha che sull'asciutto sembra addirittura la seconda barra terza moto in pista, probabilmente è sopra BMW e dietro a Kawasaki e Ducati. Ducati ufficiale che comunque fa un weekend agrodolce, perché vero, Scott Redding finisce sempre a punti, finisce a punti anche un altro italiano della Ducati ufficiale, ovvero Michael Rinaldi, che ha fatto una grande prestazione l'anno scorso proprio qui al GP del Teruel. Fa un buon settimo posto in gara 1 Rinaldi, poi nelle altre due gare purtroppo il pilota romagnolo non si è visto. Per quanto riguarda invece i piloti italiani, abbiamo visto una buona prestazione di Andrea Locatelli, campione mondiale della Supersport 600 in carica, che ha dominato lo scorso anno e si è presentato con due gare a punti su una Yamaha ufficiale che appunto, ripeto, non è la moto più forte in pista, però comunque a essere già in zona punti con una Yamaha nuova dove ti devi comunque adattare è abbastanza significativo per Andrea Locatelli. Aggiungi il fatto che poi devi competere con Toprak Razgatlioglu, che è uno dei talenti più cristallini per il futuro della Superbike. Questo rende l'idea di come comunque Locatelli da rookie abbia fatto molto bene. Gli altri italiani, abbiamo punti in due gare su tre per Axel Bassani, altro rookie all'esordio. In questo caso parliamo di Ducati, team clienti motocorsa, 12° e 14° il pilota veneto in gare lunghe, mentre nella gara sprint finisce 17°. L'ultimo italiano che era in gara era Samuele Cavalieri, che purtroppo ha fatto abbastanza fatica, è caduto in due gare su tre nella gara dove effettivamente è arrivato al traguardo, è arrivato 21°, segno che comunque Cavalieri, dopo qualche esperienza lo scorso anno, deve ancora comunque continuare il suo percorso di crescita. Ci sono comunque tanti aspetti da segnalare, soprattutto che dietro Kawasaki c'è tanto equilibrio, perché è vero, si è inserito Gareth Gerloff una gara, ma soprattutto nelle gare della domenica pomeriggio si è inserita la BMW, che soprattutto ha portato a casa dei risultati pazzeschi, considerato che fino all'anno scorso la BMW era una moto nettamente inferiore anche rispetto a Honda, che forse è già la delusione di questa gara di Aragon. La BMW raccoglie veramente tanto, soprattutto nella gara del pomeriggio con Tom Sykes, che sfrutta una grandissima gara su condizioni non pulitissime e finisce quarto. Van der Mark si dimostra molto adatto a questa BMW, finendo due volte quinto su due gare della domenica in condizioni anche qui umide. L'exploit più grande lo fa Jonas Folger invece, altro debuttante, e debuttante di lusso mi verrebbe da dire per questa categoria. Fa un grande ottavo posto in una gara che ha visto tanti rookie nelle prime 10 posizioni. Lo stesso Folger aveva dimostrato un passo incredibile rispetto agli altri piloti in condizioni di semi asciutto, semi bagnato, vedetela come volete, è riuscito a superare comunque piloti di blasone anche superiore a lui, perché appunto Locatelli è stato campione mondiale Supersport, così come Lucas Maia, altro pilota da tenere in considerazione, pilota talentuoso che ha avuto l'onore di battere il re Kenan Sofoglu in Supersport 600 vincendo un titolo del mondo, e alla prima gara in Superbike fa due volte punteggio appunto in zona punti, si ritira in gara sprint, ma comunque grande esordio secondo me per Maia, che è uno, diciamo, dei piloti da tenere d'occhio. In tutto questo l'uomo da battere è indubbiamente Jonathan Rea, che comunque si è presentato con una grande costanza di rendimento. Ancora una volta è lui l'uomo da battere. La Kawasaki ha pure presentato una moto nuova, gli hanno limitato comunque i giri a 14.500 come il motore vecchio, è migliorata comunque e di gran lunga in generale la concorrenza, ma in tutto questo la Kawasaki è ancora da battere, perché Ducati si rivela la seconda moto in pista, ma a parte la follia di Redding non è mai stata, diciamo, la moto migliore in pista, quantomeno su Aragon. Poteva forse puntare al podio con diverse sue moto, Davis magari nella prima gara e ovviamente Redding nella seconda gara lunga, per il resto dietro appunto alle Verdone c'è tantissimo tantissimo equilibrio. I tre rider del giorno per quanto riguarda invece le tre gare della Superbike: per la prima gara il mio rider del giorno non può che essere Toprak Razgatlioglu, vero, Rea ha vinto la 100ª
gara in carriera a fronte di 28 soltanto pole position, ma Razgatlioglu ancora una volta ha dimostrato di essere veramente un pilota che, se avesse una moto più competitiva, probabilmente non sarebbe soltanto quarto in campionato, ma sarebbe tutte le gare a giocarsela con i fenomeni veri, come per esempio Jonathan Rea. Jonathan Rea che è il rider del giorno della Super Pole Race, un po' perché appunto per via del premio di Razgatlioglu gliel'ho dato di compensazione in questa seconda gara, ma comunque ha vinto ancora una volta in maniera dominante, scherzando tutti gli avversari. È stata una gara di 10 giri di fatto flag to flag per il nordirlandese, che dunque sale a 101 vittorie, e per lui suona God Save the Queen, così come suona God Save the Queen per Scott Redding, rider del giorno secondo me della terza gara, non solo perché sono tifoso da Ducati, ma perché appunto va premiato il coraggio o la follia, vedete voi, di Scott Redding di scegliere la gomma diversa rispetto alla debacle della gara da domenica mattina, andando veramente controcorrente, scelta che poi si è risultata ovviamente azzeccata, perché appunto sia lui che Folger, che avevano le gomme da asciutto su pista umida, hanno fatto veramente una grande gara. Anche per Scott Redding appunto suona l'inno nazionale inglese, e come l'anno scorso Redding di fatto è nelle prime posizioni in un campionato dove effettivamente l'uomo da battere è ancora il Cannibale. Ci sarà subito una riprova del campionato mondiale Superbike, di questo duello, già la settimana prossima, o meglio questa settimana, perché ripeto, il video lo vedete di lunedì, a Estoril, che sarà la prima delle due gare portoghesi in programma. Passiamo alle altre categorie per poi chiudere il Racing Podcast. Parliamo della Supersport 600, che vede un leader incontrastato, cambia la moto, ma non cambia ovviamente il pilota. Ovviamente il team Bardal-Evan-Bros è ancora una volta il team da battere, dopo aver vinto i mondiali con Krumenacher nel 19 e Locatelli col 20, fa doppietta ad Aragon in una condizione soprattutto incredibile nella gara della domenica, una gara bagnata. Il sudafricano fa 2 su 2 e sfrutta veramente tutte le condizioni a proprio vantaggio. Odendal nella prima gara sfrutta questo terribile incidente tra Niki Tuuli e Jules Clusel, che probabilmente erano loro i veri favoriti per la vittoria della competizione. Il finlandese su MV Agusta va purtroppo a tamponare il francese, che verrà coinvolto in questo grave incidente. Entrambi purtroppo subiscono una caduta terrificante. Tuuli non partirà nemmeno nella gara della domenica, Clusel invece riuscirà a partire e porterà a casa comunque un signor risultato. In tutto questo appunto gode Steven Odendal, che è appunto il doppio vincitore per quanto riguarda le due competizioni, e per lui per due volte suona l'inno nazionale del Sudafrica, ovvero un Nkosi Sikeleli Africa. I due podi delle due gare di Supersport lo completano nella gara 1 Dominic Gerter, che è un pilota molto esperto della Moto2 prevalentemente, quest'anno corre in Moto E ma si dedica anche alla Supersport 600. Terza posizione per Philippe Huttel, che di fatto è uno dei controfavoriti a Clusel e a Tuuli, ovviamente per Palmares. Comunque buona prestazione per il pilota tedesco, che poi purtroppo si stenderà in prima curva in gara 2, così come purtroppo il nostro pilota italiano Federico Caricasulo. Il podio invece di gara 2 dopo Odendal lo completano un altro italiano, Raffaele De Rosa, che sulla gara di durata della domenica pomeriggio riesce a imprimere un passo veramente mostruoso e ad arrivare a rimontare i piloti che avevano dato tutto nel primissimo stint, vedi in particolare Mark Alcoba, Christopher Bergman, tutti i piloti partiti con le gomme da bagnato estremo. La pista poi nella gara del pomeriggio va via asciugandosi, e sia Odendal che De Rosa che soprattutto Jules Clusel vanno direttamente a rimontare e a fare un podio straordinario. Soprattutto è straordinaria la prestazione di Jules Clusel, che partiva comunque ultimo dopo problemi nel giro di ricognizione, rimonta dalla 26esima alla terza posizione. Grande gara per il pilota francese, che avrà modo di rifarsi dopo lo zero della prima gara già a Estoril la prossima competizione. Parentesi invece sugli altri italiani, abbiamo Luca Bernardi, che è il migliore della compagnia, per quanto Bernardi in realtà rappresenti la nazione di San Marino, ma comunque è da citare nei piloti del giorno. Quarta posizione all'esordio per il sammarinese e nella gara 1, ritirato purtroppo in gara 2 per un problema al cambio, è rientrato in categoria Federico Caricasulo, che fa sesto in gara 1 e purtroppo 18esimo in gara 2 per via appunto della caduta che dicevamo poc'anzi. L'ultimo italiano in zona punti è Michel Fabrizio, che a 37 anni comunque fa un'ottima gara per la sua potenzialità e fa comunque due punti sul tabellone. Tutti gli altri italiani, Federico Fulini, Leonardo Taccini, Davide Pizzoli e Luigi Montella, sono finiti fuori dai punti. C'è gloria anche per Maria Herrera, che si dedica anche alla Supersport 600 e fa due gare a punti, 12esimo e 13esima la pilota spagnola, che anche lei dunque verrà rivista a Estoril in un campionato che non ha ancora in realtà un vero e proprio padrone, perché è vero Odendal è un pilota competitivo, ma dobbiamo aspettare il rientro di Clusel e il rientro di Tuuli, che di fatto due gare le ha
buttate via una per incidente clamoroso e una invece perché non è fatto neanche partito. Vedremo come si comporterà la Superbike 600 a Estoril. Non ci sarà invece la 300 che tornerà a Misano Adriatico. Il leader della classifica dopo due gare è Tom Buthamos, pilota inglese con un passato nel mondiale Moto3, che fa secondo e primo nelle due competizioni. Soprattutto sfrutta una penalizzazione a un Ion Rudder nella gara 2, che ha ecceduto i limiti della pista e di fatto ha droppato una posizione a discapito appunto dell'inglese, che è il leader del campionato con 45 punti, davanti a Adrian Huertas, che dunque vince la prima competizione. All'esordio assoluto per la Kawasaki del team MTM Motorsport, e per Huertas suona la marcia reale, mentre per Buthamos suona God Save the Queen. Buthamos che finisce a podio anche in gara 1 facendo secondo. Terza posizione per Yuta Okaya, pilota giapponese anche lui del team MTM Motorsport. Urradre invece finisce secondo dietro Buthamos in gara 2, e terzo è Adrian Huertas, che comunque fa un'ottima terza posizione ed esce veramente bene dal weekend di Aragon. L'unico italiano a punti per quanto riguarda la nostra compagnia è Bruno Ieraci, che in una gara di gruppone gigantesco come a 300 non va oltre la nona posizione in gara 2 e decima in gara 1. Vedremo se anche gli altri italiani riusciranno a rifarsi a Misano, peraltro gara che vedrò dal vivo. Parentesi invece femminile ancora una volta: Anna Carrasco rientra dall'infortunio terribile alla schiena in Supersport 300 e fa un'ottima quinta posizione in gara 2. Meno interessante la undicesima in gara 1, ma comunque con il giro veloce per la pilota spagnola. Superbike che tornerà dunque a Estoril. Ci sarà il Racing Podcast dedicato anche in questo caso, che avrà la precedenza sulla MotoGP. Dunque il programma sarà il seguente: domenica Racing Podcast sulla Superbike con il recappone del weekend, lunedì o martedì verosimilmente ci sarà il Racing Podcast invece della MotoGP, che correrà in contemporanea al Mugello, e poi ci rivedremo il 2 di giugno per il recap del mese di maggio della regular season della MLB. Il saluto da parte di Meteo Torgard, ci vediamo a un prossimo video.